E salve a tutti gente, qua c'è Gaia che parla e oggi siamo qui in un episodio di Super Paper Mario. Nell'ultima puntata abbiamo incontrato Martolomeo, ottenuto tutte e tre le pietre che ci servivano per andare avanti. E grazie a Martolomeo adesso abbiamo un martello che possiamo usare con qualsiasi personaggio. E oggi andremo avanti ovviamente, seguendo i Floro Sapien. Fine livello. Ora, dato che questa è la prossima puntata, adesso possiamo salvare effettivamente. Salvataggio in corso, va bene, ok. Dopo aver respinto Pugnazzo, Mario e compagni seguirono i Floro Sapiens sottoterra. Il loro nascondiglio si trovava lì sotto? Ach, qui è buio e stretto. Ehi, chi mi ha colpito? Scusa, non volevo. I nostri eroi seguivano il lungo corridoio buio, ascoltando l'eco delle loro voci, mentre bracolavano, la luce alla fine del tunnel si faceva sempre più intensa. Erano finalmente penetrati all'interno del territorio dei Floro Sapiens? I Cromagnoli rapiti nel centro città di Cromagna dovevano essere nei dintorni. Livello 5-3. Un cromagnoide nell'oscurità. La musica che sto posta, anche questa qua è bellissima. Vedi, non c'è niente, a parte qualcosa là. Ok. No. Perché lo prendi? Per voi in diretta dalle ripugnanti e buie cavità che i Floro Sapien chiamano casa? Un cromagnoide qualsiasi ne sarebbe terrorizzato, nessuno è mai uscito vivo da qui. Ma altri usano coraggio, forza forza di volontà. Cromagna Jones è uno di questi. Jones! Dentro le terrificanti caverne Floro, un'avventura di Cro-Magna Jones. No, no, un momento, così non può funzionare. Forse meglio. Jones! Il gusto dell'avventura Jones contro una mummia incartata, percorrita nelle caverne Floro. Mi chiedo se possa funzionare con il pubblico del weekend. Quelli sono i di gusti difficili. Mi scusi, signore? Jones! All'improvviso, delle nebbie spuntarono, esseri misteriosi con la bava alla bocca. Volevano fare di Jones un solo boccone? Che ne sarebbe stato del nostro eroe? Sintonizzatevi dopo la breve pausa pubblicitaria, per la fine di questa torbida storia. Magnifico, ci siamo. Che volete, voi stupidotti? Che ci fate qui? Cosa? Siete alla ricerca di un tesoro chiamato Cuore Puro? Spettacolare, favoloso! Che incredibile co coincidenza! È un piacere incontrare altri avventurieri come me. Sono al settimo cielo. Chiamatemi pure Jones. Vale la pena conoscermi, il più grande degli avventurieri. Forse avete visto Le avventurose di Cro-Magnon Jones. Va in onda tutte le settimane. Sto filmando un'altra epica puntata, per questo fingo di essere stato rapito. La mia stupida troupe è a zonzo da qualche parte. Che dilettanti. Giro le spalle un secondo e loro spariscono nelle tenebre di questa grotta. Il peggio è che loro hanno la chiave che mi farà accedere nel profondo di questo abisso. Ehi, voi, se li incontrate, dite loro che li sto aspettando e che sono infuriato. Jones, l'avventuriero, ringrazia di cuore. Se li incontreremo, certo. Beh, è obbligatorio in realtà. Perché, come ci ha detto lui, ha la chiave per andare avanti.
quei esseri, insomma. Comunque figo, tratto di cromagnoli, a parte che è il fatto che è l'unico ad avere le braccia. Chiave, sì, è la chiave che ci serve, ok. 3D. C'è un blocco salvataggio lì, ok. Ok. Qualcosa è nascosto qua? No. Peccato. Qua ci sono le punginelle. Beh, fortuna che ci è andato il martello. Crepare in un colpo, eh. Il martello oltrepassa la difesa in questo gioco. Credo di no, non l'ha mai fatto, però. Quello non era normale, o sbaglio? Era un anello normale prima che cadesse. Vabbè. Sì, ok, oltre a segretini come un blocco piatto e un blocco 3D. Pixel. Scusatemi, voglio ancora prenderli con Bowser. Non lo so, sono i miei... è tutto riconducibile ai pixel in questo gioco, però in realtà pixel art preferito, come chiamarli, non lo so. Pillole amico, va bene. Ah, loro sono nuovi effettivamente. Sono nuovi effettivamente in questo gioco. Vengono direttamente dal portale millenario. Yeah. Peccato che in questo gioco incontriamo direttamente quelli con le spine, ma non quelli normali. Vabbè, era una... doveva morire. C'è modo di raggiungere quella zona? Ah, giusto, con Martolomea dovremmo riuscire a colpirlo. Fa niente. Fa niente, ma non lo voglio colpire. Quello che volevo fare era... No, non lo puoi distruggere da sotto. Ok, peccato. Vabbè, probabilmente non ho niente di importante. Il problema è che non posso usare il martello quando ho loro qua. Muoiono due, davvero. E loro ci lasciano il regalino, serio, droppano quello? Vabbè, sono un po' di impiccio qua. Il segreto? Sì, che è totalmente 2D sta zona. Che serve? Solo monete? Ok. Tanti funghi, perché si aspettano che siamo così morti? Ho come l'impressione che sto blocco non lo devo spaccare. La nostra collezione di pixel si sta aumentando di brutto, eh. Coda cavallina, prendiamolo. Chissà cos'è, non ci serve. Anzi, in questo gioco è più semplice usare il chissà cos'è, quindi... Cosa farà? C'è solo un modo per saperlo. Ci dà un oggetto random, quindi effettivamente questo gioco è molto più utile. Ok, questo è utile effettivamente. Ah, però lo utilizziamo subito. Peccato, pensavo ce lo dasse. Sarebbe stato troppo bello. Ciao Bowser. Se non sbaglio sono due le truppe, quindi sono due zone diverse da trovare. Questa meccanica qui, yeah, la meccanica del carrello. Vuoi iniziare il giro col carrello? Beh sì. Se non fate niente, il percorso è abbastanza semplice, così, niente di che. Totalmente dritto, non vi fa nemmeno saltare o cose varie. Però avete già visto cosa c'è di segreto in realtà. Aspetta, però voglio vedere quel tubo dove porta, se ci riporta solo all'inizio o cose varie. Beh, c'è qualcosa qui. Oh man, ok. Quegli esseri lì, che cosa sono? Non sono cromagnoidi normali. Sono nemici, sono cromagnoidi zombie. Cercheranno di seguirvi. Il problema sapete qual è? Colpire uno di loro equivale a perdere punti, non averceli. Posso farci un salto sopra tanto per farlo vedere? Ah giusto, dobbiamo ammazzarli. Vabbè, meglio ancora. Perché effettivamente se li usate tipo qualcosa che ne ammazza subito, alla fine perdete un sacco di punti. Ma comunque, quello che volevo far vedere è... Beh, bisogna rifare tutto il giro, vero? Aspettiamo un attimo.
Come avete visto ci sono delle frecce lì, quindi il modo per farlo è ovviamente svoltare in 3D. Sì. Forse l'ho fatto un po' presto, ma non c'è il counter effettivamente, come siamo detto a sto coso. E facendo così si muoverà dall'altra parte. Wow. Ok. Qua dovrebbe esserci una delle truppe di Jones. No, c'è un Flora Sapiens. E la loro testa se ne andrà senza problemi, a quanto pare. E questa qua è una scala, vero? Perché è gialla. Ok. Semplicemente strano che sia gialla. Ok, è caduto, chi se ne frega. Provo ad andare con Peach dall'altra parte. Ciao. Au. Scusate, ho provato a muovere il telecomando per fare il che stile. Vabbè. Ho sbattuto contro qualcosa. Ah, giorno. Wow, ma tu, da dove sbucare fuori? Su serio, chi sei, Croc? Sei della troupe di Jones, giusto? Ti sta cercando. Cosa? Tu sapere dove essere capo? Oh, ecco dov'è. Grazie, Audiolito, tornare subito indietro. Si chiama Audiolito. Prima però vedi quei cromagnoidi con dei germogli in testa. Floro Sapien usare germogli per controllare mente. Ti attaccano. Non abbassare guardia, Krog. A dopo. Però non ci dice che colpendolo perdiamo punti. Almeno ammazzandolo. Ah, stupido fungo. Crepa. Gli abbiamo staccato la testa. Ok. E beh, qua li incontriamo anche in 2D. Vabbè, sono lenti, facili da schivare. Ok. Prendiamo Mario e vediamo in 3D se c'è qualcosa. O se questa zona è totalmente inutile. Totalmente inutile. Perfetto. Oh, c'è un coso in 3D. Ok. Ok. E vabbè, questo qua era il primo, se non sbaglio, e basta. Ok. Ah, giusto. Devo ritornare in 3D o no? Boh. Ah, comunque è bello vedere la scena in 3D, almeno. Ok. E spam. Ok. Da quel che ricordo ce n'è più di un carrello. Dannata. A parte quella lì è quella normale, tra l'altro. Con me non c'è più quella tossica. Oh. Ok. L'ho provato, per una volta ha funzionato effettivamente. Eh? Cosa? Ah, genio. No, non personaggi pixel, vai qua. Perché ho fatto bombo? Non lo so. Martolomeo, vai. E forma quello che sembra un altro buco. E lì c'è una cassa. Cassa piccola, quindi sarà una carta? No, un fungo shake, semplicemente. Ok. Meglio la coda cavallina, ma c'è qualcos'altro di più schifoso che bisogna togliere. Blocco Pau. Danneggia i nemici sul pavimento e i soffitti.
Effettivamente sto cosa è utile, però io effettivamente i getti di danno non li sto usando da stupido, per qualche motivo. Ciao Pau. Questo gioco sono molto meglio gli oggetti curativi che quelli danno alla fine. In un modo o nell'altro potete cavarmi in entrambi i modi. Il gioco non è difficile, se vedete che ho difficoltà col boss sono io stupido e basta. Ah, ci sono quelle tossiche. Ok. Alcune si possono... Toglietevi. Dai. Ok, ce l'ho fatta. In tempo, vabbè, due almeno. Veramente... Facciamo una cosa un attimo. Dato che mi mancano esattamente quelli. Ecco qua. Ok. Punginella del cavolo. Vabbè. Due in uno almeno. Ah giusto, non crepano loro con una sola bombata. Blocco molto in mente, ok. Blocco te, cosa fai? Niente. Perché a caso ci sono dei blocchi 2D e dei blocchi 3D? Non lo so. Ciao. Non ti prendere lì, ok, va bene. Però da quel che ho capito sei anche abbastanza stupido nell'overworld. E continua a dropparmi quello. Ok, è interessante come oggetto, quindi boh. Oh, vabbè. Levati, grazie. Wow, potete usare o il trampolino o fare così, ok. Martolomeo. Un po' stupido che non puoi farlo anche con la bomba, però vabbè. Segreti? No. Ok. Qua ci sarà l'ultimo cromagnoide, vero? Beh, c'è un'altra scena col carrello, quindi sì, dovrebbe esserci. Usare il carrello? Prima lo usiamo in modo normale, poi lo usiamo in modo 3D, anche perché, boh, forse non serve neanche il 3D qua. Credo di sì, ovviamente. Beh, quella zona lì, mi sa. Era una zona un attimo coperta, quindi mi sa che lì bisogna usare il 3D, però... Per ora usiamo il 2D, vediamo se ci porta da qualche parte. Di sicuro il percorso è carino. Non ha effettivamente senso per una miniera, ma ok. Ah, anche lì era mezzo... Ah no, sono dei buchi quelli, non è che è coperto, vabbè. Boh, non so quando è che bisogna usare il 3D. C'è solo che è lunghissima come strada, oh. Giorno. Ok, finalmente lo voglio vedere. E ci ha aumentato la vita, ok. Cromagni zombie, per favore, levatevi. Oh oh. Qua devo fare il parkour. Scusami, ti uso per solamente saltare. Niente di particolare. Oh no, non dirmi che... Lanterlan, ok. Se mi dava la carta dei cromagni zombie, allora ero finito. Stupido. Ah, sei te, pensavo un altro level up. Meglio di altro. Beh, facciamo una cosa. L'ho detto, usiamo un altro oggetto curativo, ci curiamo quei pochi punti vita che ci mancano e prendiamo così. Qua c'è altro però.
Ok, solita già nascosta. Che se non sbaglio possiamo fare anche con Bartolomeo? Sì. Eccolo qua l'altro, il cameraman. Tu non subire controllo? Tu fuggire dal centro di rieducazione, Gronk? Vidiolito dovrebbe portare il capo lì. Forse germoglio sulla testa a addolcire lui. Sei uno signori della troupe di Jones? Vuole che torni da lui. Cosa? Tu conoscere capo? Ah, ecco dov'era. Oh, lui dire me. Aspetta, qui, vidiolito. Sicuro che lui dimenticare un secondo dopo. Lavoro di vidiolito noioso. Vidiolito, ora tornare indietro. Grazie, Krog. Ok. Ora, teoricamente potremmo tornare anche noi indietro. Oh, bello, possiamo colpire da qua. Krog, ciao. C'è qualcosa qui? No. Certe zone sono completamente inutili. Ok. Qua c'era il cameraman, va bene. Vai. E quindi possiamo tornare indietro direttamente. Ora voglio provare a prendere sta cosa in 3D anche se al contrario. Tanto non c'è il coso, il counter, insomma. Ok. È strano vedere fare così le giravolte in 3D con Mario che è piatto. E abbiamo fatto... No, comunque sembra non c'era nessuna zona per il 3D qua. Ok. Ok. Avevamo già controllato qua, inutile. Ok. Non sono respawnati tutti, vero? No. Ok, sono tutti già morti, ok. Roccia... lì c'è qualcosa. Ehi, 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 aspetta, com'è che faccio? Ci sono più metodi. Bombo? Oppure consiglia, oppure... Ok, bombo. Stanza illusoria? Sì, in un certo senso. La linea sopra era salva, ma questa qua avreste potuto perdere monete. Ah, giusto, posso fare così adesso. Ora che c'è solo una striscia, basta fare così. Ok. Area bonus, letteralmente solo per monete. Preferisco quando l'area bonus è per un oggetto, però chi se ne frega. Giorno, a quanto pare te non ti ho ammazzato. Vabbè, rimedia subito. Ciao. Ancora cavallina. Ci serve? No, vabbè. Lasciami in pace, cosa cazzo. Sono provato a entrare qua dentro, ma se non sbaglio ce l'ho già entrato, quindi non serve a nulla. Basta che torni indietro ed è fatto. Grazie che ti sei buttata lì sotto. Oh. Jump e jump, ok. Oh, Nella, ciao. Questa è dove dovremmo entrare se non sbaglio. Però adesso possiamo andare da Jones. Ok. Grazie a una miracolosa svolta degli eventi, mi riunì alla mia fedele troupe. Ma non c'era tempo per festeggiare, dovevamo scovare i rapiti.
con il pericolo alle costole, ci addentravamo nella caverna proibita. Per farlo usammo la chiave che apriva l'ultima porta del pauroso labirinto. Allora, hai la chiave, giusto? Dammela. Cosa? Tu prendere in giro? Tu non dare la chiave? Oh, strano, davvero strano. Chi? Cosa? Quale chiave? Sì, genio, la chiave. Non dirmi che non ce l'hai neanche tu. Oh, già, io avere chiave, ma... Allora, ce l'hai? Sembra lo stesso discorso che avevano Ombretta e le sue sorelle. Beh, finta? Bella finta, dammela, svelto. No, Krag, io avere chiave prima, non ora. L'avresti persa? Un tragico errore rovina la missione. Gli dei avevano abbandonato Jones. No, Krog, Jones dice... Tu la prendi, questa la tengo io. Così Jones prende chiave. Perdere chiave. Falso! Se ciò fosse vero, la prova sarebbe nella mia tasca, ma non c'è. Eh? Jones! Miracolo! Come per magia la chiave perduta era tornata nella mia tasca. La caverna... sfidava la comprensione dei cromagnoidi. Era un luogo di miracoli. Jones dimenticare chiave. Già vero essere tasca. Imbarazzante che razza di Krog. Già vero non so. Una fortuna svolta negli eventi. Tutti hanno contribuito a questo successo. Avanti, è ora. È l'ora di avvicinarsi all'ultima porta chiusa che conduceva al mio profondo. Se i miei dati sono corretti, e io sono sempre, e lo sono sempre, questa chiave dovrebbe aprire quella porta. Dietro potrebbe esserci una trappola, o ci riusci... o risucchiarare... Che ci risucchiarerà? Oh oh oh! Ok. Cosa dici? Vuoi aprire tu la porta? Qualsiasi cosa ci possa essere in agguato? Incredibile, che coraggio! Pensavo di aprirla io, ma visto che ci tieni tanto... Non che abbia paura, non diciamo sciocchezze. Come avventuriero conosco l'euforia della scoperta. Ti cedo il comando. Chiave della caverna, una chiave che apre una porta dentro la caverna Flora, ok. Ci avviamo e ti aspettiamo vicino alla porta, vieni quando vuoi. Ci vediamo presto. Ok. Quali orrori si celavano dietro la porta? La paura faceva tremare le pareti. Bene, procedi ad aprire. Ok. Ah, un carrello. Vuoi iniziare il giro sul carrello? Va bene. Vediamo se il 3D serve. Non sembra. Ricordavo che più di un carrello sfruttasse il 3D, però sembrerebbe di no. Ok, no, niente. Vabbè. Ah, ciao. Oh. Niente. Ogni tanto il motion proprio non prende, che scuoto il telecomando, ma ok. Perché sto facendo così? Meglio prendere Martolomeo. Ah, giusto. È un martello effettivamente. Cioè, è un blocco. L'abbiamo già visto una cosa simile. Però perché questi blocchi qua in cima? Ok, nessun motivo. Ah, genio! Tanti blocchi in cima per poi usare questo. Avrei dovuto usare Bowser, ma è lentissimo Bowser. Ok.
ciao, arrivederci a tutti, ciao. Quello viola è un'altra variante ancora, ma quello viola, se non sbaglio, tutti i cosi sono tutti Flora Sapiens, se non sbaglio, variano solamente potenza o velocità, anche punti vita, se non sbaglio, però va bene. Tipo quelli viola forse sono quelli che lanciano tipo due teste alla volta, se esiste, non me lo ricordo. Sì, ho rotto quel blocco. Ok, questi qua ti seguono anche in 3D, sì. Dopotutto provengono dal portale millenario. Sì, però cosa è servito a rompere quel blocco? Che tempo te. Ciao. Non capire. Niente. Allora io non capire seriamente cosa essere. Ah, vabbè, tanto ciao Cro-Magno zombie. Là c'è un Flora Sapien che non siamo riusciti a prendere con la gigastella, ma serve solo a questa sta zona. Oh, ciao. Ok, serve solo per distrarti la gigastella, a quanto pare. Oh, fine livello. Ok, va bene. Direi anche stavolta di fermarci qui. Quindi, Gengen, è tutto. Ci vediamo alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio. E arrivederci a tutti. Ciao, ciao.